1559, in seguito ad alcune disfatte militari, i nuovi nobili iniziano a contestare la flotta dei Doria. La protezione della città viene quindi affidata ad una nuova flotta pubblica gestita interamente dalla magistratura delle galee. Nel 600 a Genova ci sono due flotte militari. La prima è quella dello Stato, la seconda è quella dei privati. Entrambe lavorano per lo stesso re, il re di Spagna, sono dalla stessa parte, ma sono in concorrenza tra loro, non si amano e molto spesso per questioni di precedenze arriveranno sul punto addirittura di spararsi. Paradossalmente è la flotta di Stato la più debole delle due. È più debole per una questione politica. I dogi, i senatori, credono che questa flotta consumi troppo, troppe risorse, troppo denaro e arriveranno negli ultimi anni addirittura a multare gli ammiragli della flotta delle galee che consumino troppa polvere da sparo nel corso delle esercitazioni. Le conseguenze, è evidente, saranno pesanti sull'efficienza di questa flotta. Diversi i destini delle due flotte. Quella dei Doria privata rimane al servizio per le missioni speciali della corona spagnola e per i traffici commerciali con i vecchi nobili della Repubblica. Alla flotta pubblica invece il compito di difendere la città, anche se non sempre con risultati positivi. Il 1684, con il bombardamento di Genova e le condizioni durissime che Luigi XIV impone alla Repubblica, segna l'inizio dell'ultimo periodo della flotta di Stato. Le condizioni limitative che vengono poste all'esercizio delle galee fanno sì che molte delle navi genovesi di questo periodo inizino ad innalzare delle bandiere ombra con due secoli di anticipo su questo fenomeno. Si inalberano le bandiere dello Stato del Vaticano, dell'Inghilterra, della Spagna e della Francia per avere una maggiore protezione nei confronti dei pirati e di tutti i pericoli che ancora esistono all'interno dello scacchiere mediterraneo. Andrea Doria non è mai diventato doge, ma ha preferito ritagliare per sé il ruolo indiscusso di super partes e con la Costituzione del 1528 ha cambiato la struttura del governo genovese. Per ridurre infatti i numerosi conflitti interni, Andrea Doria rende biennale la carica doge che fino a quel momento era stata perpetua, in modo tale da garantire l'alternarsi al potere delle più importanti famiglie della città. Entrano inoltre a far parte del panorama politico anche i 28 alberghi. Con alberghi a quel tempo si intendeva un'associazione di famiglie capeggiate da una che, come riportano i documenti, doveva possedere a Genova almeno 6 case. See myself in the foreign home. See the light come over now. Il 1528 rappresenta effettivamente, a detta di molti storici, la data che segna il passaggio di Genova dal Medioevo all'età moderna. E il sistema ideato in quell'anno da Andrea Doria e dai riformatori soprattutto, assicura una maggiore stabilità interna alla Repubblica, grazie anche al fatto che, nonostante la rotazione biennale delle cariche, viene a costituirsi comunque un nucleo solido di potere costituito dallo stesso Andrea, nella sua qualità di sindicatore supremo, e dal gruppo dei procuratori perpetui, ovvero i dogi usciti di carica. Il sistema però presenta delle pecche che non tarderanno a farsi vedere nella contrapposizione tra nobili vecchi e nobili nuovi e determinerà la crisi che diventerà evidente nel 1575 con la contrapposizione armata tra i due gruppi che costringerà all'intervento il Papa, l'Imperatore e il Re di Spagna. Nel 1576 a Genova sono necessarie le cosiddette leggi nuove. Vengono quindi eliminati gli alberghi e viene annullata la differenza tra nobili vecchi e nuovi con la costituzione di un ordine unico dei cittadini. Le costituzioni di Casale del 1576
stipulate con l'intervento dei rappresentanti delle grandi potenze, il Papa, l'Imperatore e il Re di Spagna, vengono inizialmente accettate ob torto collo dai rappresentanti delle fazioni genovesi, in quanto nessuna delle varie fazioni interne vede pienamente riconosciute le proprie esigenze. In realtà, con il passare del tempo, il sistema elaborato a Casale, che prevede un maggiore bilanciamento degli uffici tra i vari gruppi e una minore incidenza della discrezionalità delle scelte nella nomina dei vari magistrati, si dimostrerà maggiormente rispondente alle esigenze della Repubblica di quello del 1528. Tant'è vero che rimarrà in vigore di fatto fino alla caduta della Repubblica aristocratica nel 1797. L'esigenza di assegnare alcune delle cariche politiche per estrazione, sempre per evitare le lotte e le discussioni tra le varie famiglie, dà il via ad un'idea alquanto originale. Infatti alcuni mercanti accettano le scommesse sui nomi dei candidati, garantendo forti vincite ai fortunati possessori dei numeri estratti. Nasce così a Genova il gioco del lotto. Su questa passione popolare condannata dalla Chiesa, il governo decide di intervenire. Non con il divieto, ma con la legalizzazione nel 1643 per consentire al fisco di incamerare almeno parte degli introiti. In base alla Costituzione del 1528, il doge, salvo rare occasioni stabilite dal cerimoniale, non può uscire di casa. Quindi per 2 anni tutta la sua vita privata e pubblica si gioca all'interno di una gabbia dorata, il Palazzo Ducale. Il Palazzo Ducale era un palazzo a strati. Al piano terreno del primo mezzato si trovavano le magistrature, in pratica i ministeri della Repubblica di Genova assieme a parte degli archivi. Al piano superiore, quello nobile, si trovava la cappella, gli appartamenti privati del doge e i saloni di rappresentanza. I due saloni del minor consiglio e quello del maggior consiglio. Al piano superiore, un altro mezzato, si trovavano i locali di servizio, adibiti all'alloggio della servitù e dai due di palazzo, due senatori che di 6 mesi in 6 mesi risiedevano nell'edificio e lo governavano. La funzione dei due di palazzo è quello di controllare il doge in ogni sua azione, anche ad esempio nell'apertura della posta o nei colloqui privati. Il vero potere per il doge inizia infatti alla fine del mandato, quando entra automaticamente a far parte della più alta autorità dello Stato, ossia il Collegio dei Procuratori. Nel Palazzo Ducale di Genova, l'appartamento del doge occupava 8 stanze disposte in sequenza al piano nobile dell'edificio. Di queste faceva parte anche la cappella ducale. Erano 8 stanze che non debbono essere confuse con la casa del doge, non erano infatti la sua residenza privata all'interno del palazzo, ma erano 8 stanze nelle quali si manifestava la sua esistenza in quanto capo dello Stato. Ognuna di queste stanze, infatti, aveva un proprio ruolo, una propria funzione, precisamente stabilita e definita dal cerimoniale di Stato.